Marco Brancato, e il mio lavoro è l'illustratore, che cioè, si divide in più aspetti della comunicazione visiva, però prettamente è quello dell'illustrazione e del video animato, quindi illustrazione, animazione. Il mio linguaggio, diciamo, è abbastanza eclettico, si può dire, quindi spazia su più campi. Si parla di illustrazione per l'infanzia, per adulti, quindi per magazine, per fumetti graphic novel prettamente, quindi un tipo di illustrazione e di fumetto più autoriale, diciamo. E il video animato che spesso e volentieri è applicato alla musica, alla discografia. Secondo me, appunto, questo tipo di lavoro è proprio, ha in sé il fatto di dover essere poi autoimprenditoriale, quindi devi spingere le cose che fai da solo, devi non solo lavorare, quindi essere autore sia di immagini che magari di contenuti, poi dipende dai casi, ma saper comunicarli e spingerli nei diversi ambiti. Io collaboro con più gruppi, adesso c'è una collaborazione molto stretta con Imon, per esempio, questo gruppo emergente di Roma che sta andando parecchio forte e spero andrà sempre più in su. La collaborazione è nata molto per caso, come spesso accade, cioè loro cercavano un tipo di comunicazione disegnata, sia dal punto di vista, appunto, dell'artwork, quindi la grafica, volevano addirittura il logo, che anch'io ho fatto, appunto, mi sono occupato anche del logo, e finora ho collaborato con diversi gruppi e nella maggior parte dei casi già scritturati, quindi già con etichetta, essendo comunque un lavoro non di team, ma comunque un tipo di lavorazione fatta da un solo individuo, che poi sarei io, o nel caso del video dei Mon, che è una collaborazione tra me e questo videomaker, quindi comunque due persone, non un team numeroso, ecco, è comunque una sorta di autoproduzione, no? La intendo così. Invece nell'illustrazione penso che hai modo più di spaziare, io per esempio, appunto, lavoro sia per l'illustrazione per libri per l'infanzia, sia sto cercando di fare più, proprio in questo periodo c'ho in cantiere più di un fumetto, tra l'altro, quindi cerco di cambiare anche, non solo da un punto di vista, ma proprio per una questione di noia, cioè non voglio cadere in un solo genere. Ci vediamo al Fruit, dove potete trovare alcune mie stampe, alcuni miei originali, non solo miei, ma di moltissimi illustratori fighi di Bologna e non solo.